benedica la vostra vita, miei cari, ovunque siate che mi state ascoltando. È una gioia per me potervi parlare di Gesù e lo faccio molto volentieri. C'è un passaggio molto conosciuto nella parola di Dio, al capitolo 5 di Marco, dove viene raccontato un episodio di Gesù con alcuni personaggi. Il primo personaggio che incontra Gesù si chiama Jairo. Spero che abbiate dimestichezza con la parola, vi racconterò la storia, ma potete leggerla per quanti lo vorranno al capitolo 5 di Marco. Era uno dei capi della religione di allora. Incontra Gesù e gli dice: Gesù, io ho un grande problema, la mia bambina sta per morire, solo tu puoi salvarla, solo tu puoi guarirla. E la Bibbia racconta, se voi leggete tutto il testo, che mentre Gesù parlava con Jairo, una donna malata da 12 anni, da un flusso di sangue, blocca questo ragionare di Gesù con questo uomo e, toccando il maestro, la Bibbia racconta che Gesù sente una virtù uscire da lui. Di cosa era malata questa donna? Questa donna, racconta la Bibbia, era malata da 12 anni da un male terribile, una emorragia continua. E lei aveva, come Jairo, nel suo cuore il desiderio di arrivare a Gesù, perché sapeva che solo Gesù avrebbe potuto risolvere il problema della sua vita. E mentre Gesù era impegnato con questa donna, Jairo era insofferente perché sapeva che la sua bambina era molto malata a casa. Arrivano da casa di Jairo dei suoi servi, lui era un uomo molto influente, aveva della gente che lavorava con lui, e gli dicono: Jairo, non importunare più Gesù, il maestro lascialo stare, la tua bambina è morta. E allora Gesù, mentre ragionava con quella donna, ascoltò quegli uomini e si rivolse a Jairo. E vedendo gli occhi di Jairo, con tanta compassione, Gesù lo rassicurò dicendo: Jairo, non ti preoccupare, la tua bambina non è morta. Non dare retta alla voce del nemico, c'è una parola potente per te. Io verrei con te a casa tua, perché tu hai riconosciuto che solo io posso risolvere il tuo problema. E Jairo era contento di quella ennesima parola di Gesù. E quando Gesù si sbrigò con la donna, quella donna fu guarita, toccò il lembro della veste di Gesù. Gesù, con la sua virtù, guarì quella donna e gli disse: la tua fede ti ha salvata, vattene a casa. E mentre quella donna andava a casa sua guarita, Gesù si mette in cammino con Jairo verso casa sua. E la Bibbia racconta che Gesù entrò in quella casa e vide che la bambina davvero era morta, cacciò dalla casa quella gente che piangeva ormai la bambina morta e disse a quella bambina: alzati, io te lo comando. E usò questa frase molto bella, molto cara al mio cuore: talita cum, io te lo dico. Jairo era cosciente che solo Gesù poteva, e quel Gesù che Jairo credeva, quella parola la disse in prima persona: io te lo dico, alzati. E quella bambina fu guarita. Non ci meravigliamo se solo Gesù può fare certe cose. La nostra storia si intreccia con la storia di questi personaggi. Dobbiamo riconoscere che solo Gesù può. Quando arriviamo che la vita ci mette con le spalle al muro, solo Gesù può. Ci sono situazioni nella nostra vita dove solo Gesù può. Ci sono situazioni nelle nostre famiglie dove solo Gesù può. Io voglio parlarti di salvezza, voglio parlarti di guarigione, di liberazione, ma anche di giudizio. La breve predicazione di oggi verte proprio su queste cose. Gesù è un concentrato di tutte queste cose. Gesù vuole guarire, vuole salvare, vuole liberare, ma Gesù vuole sanare il cuore stasera di qualcuno che probabilmente sta sanguinando da molto tempo. Vuole liberare la mente di qualcuno che probabilmente è impegnata, è impregnata da tanti pensieri negativi. Ma Gesù stasera vuole anche guarire da qualche malattia. Gesù è l'Onnipotente che salva. Questi personaggi riflettono in parte anche la vita di molti di noi. Io mi auguro stasera che, come Jairo, come quella donna hanno incontrato Gesù, tu possa incontrare Gesù nella tua vita. Signore,
Io ho un problema nella mia casa. Signore, io ho un problema nella mia vita. Gesù, questo problema solo tu lo puoi risolvere. E credo stasera nel nome di Gesù. Se tu credi come io, Jairo ha creduto, se tu credi come quella donna, nel nome potente di Gesù, in questo istante io posso pregare per te che la parola di Dio possa raggiungere la tua vita. E solo Gesù in questo momento ti può raggiungere ovunque tu sei. Solo Gesù in questo momento può stendere la sua mano e può toccare il tuo cuore. Io posso pregare per te stasera che in questo momento, io posso pregare per te in questo momento che la potente mano di Gesù raggiunga la tua vita, tocca il tuo cuore e non importa la malattia, non importa la tua condizione, non importa i tuoi pensieri, non importano le parole che ti hanno detto, lascia che Gesù dica l'ultima parola nella tua vita, lascia che Gesù tocca il tuo cuore, lascia che Gesù manifesti la sua gloria nella tua vita e tu vedrai il grande miracolo di Dio, perché solo Gesù può, solo Gesù può. Dio ti benedica.